Siamo qui alla scuola Vicinanza per l'inaugurazione della personale del maestro Gino Favero. È un artista il quale praticamente ha creato una serie di opere con la tecnica del raddoppio, ovvero sia sotto c'è tutta una serie di linee e su queste lui praticamente usando dei materiali di risulta prettamente ferrosi, quali appunto possono essere lamiere, argenti, ottoni, rami e quant'altro, ha creato questo raddoppio così come è stato definito dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, che già a Pontecagnano l'anno scorso ha avuto modo di ammirare questi lavori. La mostra quindi si è aperta quest'oggi 6 dicembre alle ore 18:30 e rimarrà aperta qui al Corso Vittorio Emanuele presso la Scuola Elementare Giacinto Vicinanza fino al 10 dicembre. L'artista Gino Favero quindi è un artista che più che altro si considera un artigiano del metallo, un artigiano del metallo in quanto lui diciamo che fa leva su quelle che sono le proprie emozioni, soprattutto attraverso lo studio di quelle che sono le opere del passato, opere che vanno praticamente dal 700 fino agli inizi del 900, con omaggi a Renoir, a Pissarro, al Murillo e altre ancora. È un artista che si è forgiato da solo, è un autodidatta, e io tra l'altro ho avuto modo e la fortuna, se così si può definire, ma sicuramente è così, di averlo incontrato. Ebbene, attraverso dei piccoli suggerimenti lui è riuscito un pochino a modificare quello che è il suo modo di realizzare i lavori attraverso appunto questo raddoppio. È un artista che sicuramente, diciamo, nonostante abbia iniziato in tarda età come autodidatta, sicuramente avrà modo di far parlare soprattutto di sé con i suoi lavori. Quindi chiunque voglia visitare questa rassegna, inserita tra l'altro nel circuito delle mostre che Salerno offre in questo periodo di Luci d'Artista, può appunto visitare questa mostra con orari che vanno dalle 10:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 20:30. Tutti i giorni fino al giorno 10 dicembre 2013. A tutti quanti noi auguriamo un'auguria e ecco, passo anche la parola al maestro Gino Favero, il quale così può aggiungere qualche cosa. Hai detto già quasi tutto tu. Io posso aggiungere solo che la gente che viene qua si possa rimanere contenta di questa mostra. Più di questo non aggiungo. E anche attraverso le sue parole molto semplici, sintetiche, il maestro Favero quindi fa in modo che più che attraverso le parole parla attraverso quelli che sono i suoi lavori.